tu, caro figlio di, quando è che compì gli anni? No. No, chi è? Scusa, adesso che... Ma ancora lei? Non sono ci credo. A farmi gli auguri. Oh! Permesso, buongiorno, fate pulir che oggi mi girano le palle. Tanto per cambiare, buongiorno, l'altra volta era di un sereno invece, figuriamoci. Infatti, sapesse come girano a noi le scatole, ma mica veniamo a disturbarla. Ma come girano? A voi girano? Con la bella vita che fate? Io dopo il discorso dell'altra volta mi sono informata da Ninia di Moldavia, mia cugina che fa pulizia da direttore tamburine. Ah, pure lei, basta. Io faccio 2 ore e mi danno 8 euro. Voi fate 2 ore e vi danno bozza di soldi. Ti pare giusto? Ma noi facciamo un lavoro impagabile, Lilia. Cosa ci possiamo fare? È impagabile. Ma tu niente sicuro. Che tutti sanno che sei dirto. Io, figurati. Ma Leandro e figlio di che fanno sempre vacanze, qualcosa possono fare. Quelli vanno in Thailandia, in Brasile, in Guconia, a Brickmayer, ecco. Cosa vanno? Ecco, bravo, allora chiede a loro. Comunque, Leandro non si sa che fine ha fatto, non ma scocci me. Lo dico io, proprio la red dei pinguini dovevo trovare io. Senti, anzitutto, cosa c'entrano i pinguini adesso? Fa pure più caldo, infatti. I pinguini vengono col freddo, pinguini, no? Pinguini, perché hanno le braccia corte, come a te. Senta, Lilia, fa anche la spiritosa adesso, senta, pochi scherzi che qua stiamo lavorando. Mi dica cosa le serve e chiudiamo questa storia, avanti, su, via. 14.000 euro. Minchia! 14.000 euro, 14 li potevamo pure dare, ma 14.000 non li prendo neanche io. Pippo, hai sentito? Questo è pazzo. A me lo dici, io non arrivo neanche a 10 euro, figurati. Io lo sapevo, che schifo. Che schifo, maledetto il giorno che ho rifiutato il bunga bunga. Perché? Adesso facevo la signora, cocodè. Beh, ci puoi sempre ripensare, però magari fa qualche telefonatina, trova qualcuno. Ecco, soprattutto perché non va a lavorare, Lilia, che ha rotto le palle qua, capito? E voi, perché non andate a fanculo? No! Ma che così si comporta? L'hai fatta arrabbiare. Ma che fatta arrabbiare, guarda.